Benvenuti in un nuovo video, sì, sono le 9:20 del mattino. Io mentre stavo facendo colazione, infatti, devo ancora finire di bere il latte. È arrivata mamma con la spesa e quindi voglio farvi vedere la nostra spesa. Noi andiamo a fare la spesa una volta ogni 10 giorni, barra 15 giorni. Noi andiamo sempre al supermercato perché comunque, anche se siamo 5 in famiglia, il cibo ce l'abbiamo. Specialmente, infatti, mamma si è soffermata, io ho detto proprio rigorosamente, ma soffermati su tipo verdura, pesce, vabbè, carne no perché non ci serve, non la prendiamo mai al supermercato, e frutta, queste cose un po' così in bottiglia, perché comunque carboidrati, principalmente scusatemi, pasta, pan bauletto, tutte queste cose qui ce le abbiamo, quindi prendiamo solo le cose necessarie e vi faccio vedere tutto. Allora, è andata all'Eurospin e ha speso all'Eurospin un totale di quasi 90 euro. Poi, visto che l'Eurospin e la frutteria stanno vicini, è andata anche in frutteria e ha speso tipo 15 euro, una cosa del genere. Comunque abbiamo speso quasi 100 euro oggi per fare tutta la spesa. Allora, inizio con farvi vedere la bresaola. Ho preso la bresaola, poi la vaniglia per i dolci. Mamma gli serviva anche il lievito per la pizza, ma niente. Vabbè, però ci mettiamo. Una signora gli ha detto che lo può fare anche con il lievito dolce, cioè quelle là per i dolci, non succede niente. Infatti, invece di metterci lo zucchero, che noi a volte ci mettiamo anche 2 cucchiaini di zucchero o un cucchiaino di zucchero ogni tanto, possiamo anche evitare, ci mettiamo il lievito dolce, non succede niente. Poi ha preso queste sfoglie, queste qui della Tremolini, sono buonissimi. Poi abbiamo preso i crostini integrali, la pancetta, ha preso 2 confezioni di burro, no, margarina, vabbè ragazzi, siamo lì, perché si trova bene con questo qui. Poi ha preso un po' di tonno. Noi di solito non prendiamo mai questo qui, ma prendiamo sempre rigorosamente il Rio Mare, solo che l'Eurospin non lo rivende, quindi io sinceramente con Ondina mi trovo molto bene anche per quanto riguarda i surgelati. E infatti ha preso questo qui all'olio extravergine d'oliva, no, tonno all'olio d'oliva, scusatemi, e devo dire la verità, l'ho provata anch'io e niente male. Ha preso 4 scatolette piccole e 3 grandi, perché comunque quando facciamo il riso è inutile consumare 3 scatolette piccole quando poi si consuma una grande e una piccola e si risparmia anche. Quindi poi ha preso zucchero bianco, un pacco solo di farina perché comunque mi ha detto che c'erano solo 7 pacchi, noi comunque già ne avevamo altri 2, quindi ne ha preso solo uno perché è inutile, comunque altre persone devono prendere. Quindi raga, quando andate a fare la spesa non pensate solo a voi, pensate che dietro di voi ci sono tantissime persone che devono andare a fare la spesa e anche loro come voi hanno l'esigenza di prendere anche un pacco di farina. Perciò raga, mi raccomando. Poi ha preso 2 confezioni di fresche fette petto di tacchino. No, queste sì, tutte e 2 fette di tacchino. Ha preso giusto 2 confezioni di affettato perché un'altra già ce l'avevamo. Poi ha preso 5 fior di latte. Infatti mamma le ha prese perché quando le stava prendendo lui ha fatto: signora, prendeteveli tutti perché noi ne portiamo altri. Infatti 5 ce ne stavano e mamma ha detto sì, dammene 5. E questo qua è fior di latte e ne ha prese 5 perché comunque 2 per la pizza di sabato, 2 per una per la domenica o 2 per la domenica che facciamo la lasagna, e ce le congeliamo, tipo uno ce lo congeliamo, così se prossima settimana non la troviamo, non li troviamo, già ce l'abbiamo. Una confezione di merluzzo, cuore di filetto di merluzzo Ondina, questi sono fenomenali, troppo buoni. Io mi trovo bene con il pesce di Ondina, specialmente il merluzzo. Pensate che io avevo preso anche la soglioletta, non ricordo cosa ho preso, no, la soglioletta era la spine. Raga, comunque non mi ricordo cosa presi, ma ricordo che c'era ancora la pelle sopra e le spine dentro. Quindi per dirvi che non è un composto questi qua. Cioè io di solito sempre scettica, no, 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 non mi piace il pesce congelato, no, preferisco mangiarmelo fresco, ovviamente meglio mangiarlo fresco, ma in questi casi serve. Infatti non andiamo in pescheria. Poi abbiamo preso le fettine di scamorza affumicata, sempre per la pizza. Poi queste le ha prese al supermercato. Ha preso le carote, poi ha preso un broccolo. Comunque il broccolo dell'Eurospin mi piace tantissimo. 2 confezioni di, no, una confezione di insalata mista della foglia verde e ho una confezione di rucola. Poi questo l'ha preso in frutteria perché il.
non mi viene il nome, raga. Prezzemolo? Non ricordo. Vabbè, comunque, raga, questo che di solito sempre la crotterialità in omaggio queste cose. Poi ha preso un pezzo di formaggio, una confezione di panini. Come potete vedere, per me non c'è quasi niente. Però, raga, io tipo gli ho detto a mamma: mamma, non comprarmi né yogurt perché li tengo, non comprarmi fiocchi di latte perché ce li ho. Non comprarmi tante cose per me, solo se trovo il tofu, queste cose così, non le ha trovate. Tutto, vabbè, evita. L'albume pure non l'ha trovato, ma fortunatamente ce l'ho. Le uova neanche le ha trovate, però fortunatamente abbiamo un'altra confezione, quindi siamo a posto. Poi i pomodori, ha preso due confezioni di besciamella della Lendo per farci la lasagna domenica, una sfoglia brisée, tre mulini, una confezione di tovaglioli che non avevamo più neanche un tovagliolo, poi tre bottiglie di passata di pomodoro, ha preso le olive nere per la pizza, poi ha preso una confezione di troccoli, un po' di pasta fresca perché la pasta fresca non ce l'abbiamo, però vabbè, ne ha voluta prendere, abbiamo. Ha preso una confezione di dischetti perché comunque altre due ce l'abbiamo, quindi non serviva fare la scorta. Poi ha preso tre confezioni, no, due confezioni di piedina. Questa qui, tre mulini che la sera quando uno non sa cosa mangiarsi si mangia una piedina. Fortunatamente ho ancora il pacco grande che mi regalò, o il supplement che mi omaggiò, vabbè, del premio e tutto. E quindi ho ancora un pacco quasi metà adesso di Pia Rima. Poi ha preso due pezzi di pane, infatti uno lo usiamo e uno lo congeliamo. Poi ha preso due confezioni di fettine di formaggio fuso della Lendo, sono molto buone queste qui, sempre per la pizza le usiamo. Poi mais dolce, perché avevamo finito il mais, delizie del sole, due confezioni, molto buono questo mais. E poi raga, mi sembra che vi ho fatto vedere tutta la spesa. Vi faccio vedere la frutta, ragazzi, ancora qua dentro. Ha preso semplicemente mele, poi un avocado, ho visto delle, vabbè, l'aglio. Queste sono melanzane o zucchine. No, no, raga, sono melanzane. E poi ha preso due cestini di fragole, un po' caduti. Vabbè, ha preso due cestini di fragole. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, mi raccomando, ragazzi, quando andate a fare la spesa, non vi prendete di tutto, ma pensate anche alle altre persone. Ciao!